Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Il punto al centro dell'attenzione in questi ultimi giorni in Consiglio regionale è stato senz'altro quello relativo al piano regionale dei rifiuti e anche all'ipotesi di costruzione di nuovi impianti sul territorio regionale, un dibattito molto acceso all'interno dell'aula di Palazzo del Pegaso. Vediamo. Ha compiuto il primo passo il nuovo piano dei rifiuti della Toscana, illustrato in consiglio regionale dall'assessore all'ambiente Monia Monni. Tanti i punti di svolta. 4 biogassificatori a Empoli, Pontedera, Rosignano Marittimo e Massa. Un impianto di produzione chimica a Livorno con la combustione dei rifiuti ordinari. Un centro di vetrificazione a Peccioli ed altri 30 progetti di portata minore disseminati su tutto il territorio regionale, per un totale di 3 milioni di tonnellate di rifiuti annui da riciclare. Queste proposte andranno valutate molto bene per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, che noi abbiamo richiesto come consiglio essere una tecnologia affidabile e che prescinde tra l'altro dall'incenerimento. Dobbiamo far sì che questi impianti siano collocati un po' su tutto il territorio della Toscana in maniera tale che si risponda a quel criterio di autosufficienza dei territori e degli ambiti che anch'essi noi avevamo chiesti, per due motivi: perché c'è un bilancio ambientale da rispettare e i rifiuti con più vanno in giro vengono trasportati e più questo bilancio non è ambientalmente sostenibile, e l'altro aspetto che dobbiamo evitare che ci sia una Toscana che produce rifiuti e una parte della Toscana invece che li smaltisce. Però le proposte riguardano un po' tutto il territorio. L'altro aspetto che noi abbiamo richiesto e che anche oggi abbiamo rinnovato all'assessore è quello di costruire con i territori, con le istituzioni locali, il consenso alla realizzazione di questi impianti che comunque vengono dal territorio, non sono stati pensati dalla regione in un ufficio e poi trasferiti invece sui territori. Beh, la comunicazione della Giunta è esattamente quello che ci aspettavamo. La Giunta non ha deciso. Dopo anni in cui si parla di rifare il piano dei rifiuti, si arriva a fare una manifestazione di interessi, quindi chiedere ai privati, perché ci si trova con l'acqua alla gola per risolvere un problema. Ma in realtà questo non è un buon procedimento. Non è un buon procedimento a nostro avviso, perché così come quando furono definiti gli ambiti territoriali e quindi le ATO, si tracciò le 3 ATO sulla mappa della Toscana senza tener conto né della popolazione né dei rifiuti prodotti. E anche in questo caso, facendo questa manifestazione di interessi, cioè chiedendo ai privati se sono interessati a gestire degli impianti di rifiuti e dove, è chiaro che si viene meno a valutare correttamente che cosa serve in Toscana. E questo è esattamente il quadro di quello che emerge oggi da questa manifestazione di interessi. Sono 39 impianti individuati, su cui chiaramente ci dovrà essere tutta una procedura, non sono sicuramente quelli definiti, però sicuramente fanno capire la disomogeneità che c'è tra la popolazione e gli impianti e soprattutto dove vengono prodotti. Addirittura vediamo che ci sono 6 impianti nella provincia di Livorno e nell'area più popolosa della Toscana forse ce ne sono 2/3. Sulle singole manifestazioni di interesse presentate, il nostro giudizio ci sarà al momento in cui, oggi l'assessore lo ha confermato, tutta la documentazione sarà messa nelle mani della commissione consigliare competente. Il giudizio è negativo nei confronti della Giunta e del Presidente Gianni, perché a noi ci parlano di riservatezza, loro non perdono occasione per fare conferenze stampa al fianco di quelli che in realtà dovrebbero guidare, perché la Regione in materia di rifiuti ha il compito di programmare e non certamente di cogestire la trasformazione dei rifiuti con le imprese, che invece devono stare sul mercato.
e quindi ancora una volta si palesa che aver scelto questa procedura molto singolare in Toscana è a rischio anche per i finanziamenti europei, perché il piano nazionale di gestione dei rifiuti uscito a marzo del 2022 dice che le regioni che non rispettano le indicazioni del piano stesso anche in termini di procedura rischiano di non prendere i soldi dei finanziamenti pubblici. Staremo a vedere, speriamo che almeno la partecipazione da oggi in poi sia più aperta ai cittadini. Noi lo daremo in tutti i modi, lo stiamo già facendo, perché molte delle amministrazioni locali, nonostante i comuni non abbiano una competenza diretta sui rifiuti, cercano di garantire comunque la pulizia e il decoro delle città. Ma dobbiamo andare oltre, dobbiamo sostenere le filiere produttive, perché l'economia circolare non è uno slogan, è anzi un concetto molto complesso da attuare, e per questo occorre una grande concertazione a livello territoriale. Se la Giunta saprà recuperare il tempo perso e metterci in condizioni di valutare bene le varie alternative, noi sicuramente daremo il nostro contributo nell'interesse dei toscani. Noi chiedevamo trasparenza, a livello di condivisione delle progettualità che emergono in Toscana, auspichiamo che il piano dell'economia circolare non sia più un piano dei rifiuti, ma nel contempo diventi un piano industriale dell'energia toscana, un progetto che possa produrre innovazione, vantaggi per i cittadini toscani, vantaggi per le imprese, possa ridurre le tariffe, dove a livello regionale ci sia un'unica grande cabina di regia e dove la trasparenza, la partecipazione e il Consiglio regionale siano protagonisti delle scelte insieme alle comunità locali, insieme alle associazioni, insieme alle imprese. Un disegno nuovo di una Toscana che cambia, ma che nel contempo vuole essere green, ma che crea occupazione e lavoro partendo da quello che ha al proprio interno, quindi i propri rifiuti che diventano a quel punto riutilizzati, non più un problema ma una risorsa. Non compete, a mio avviso, al Consiglio regionale giudicarne la validità in termini tecnici. Bene che ci sia un tavolo tecnico, bene che venga fatta la VAS, serve politica, non serve solo tecnica, serve poi condivisione con i territori, serve stabilire il fabbisogno e serve soprattutto definire una sorta di perequazione fra i vari territori della Toscana, perché tutti ne abbiano un beneficio e nessuno si faccia carico fondamentalmente in maniera esclusiva delle produzioni magari di rifiuti di altri territori, ma che ci siano livelli di compensazione. Una gestione di rifiuti che naturalmente sconta, e questo l'ha detto anche l'assessore chiaramente, un gap infrastrutturale che è frutto di mancate scelte di decenni e che oggi attraverso una procedura che è anomala si cerca di colmare. Ed è anomala perché? Perché anziché partire da un dato che è quello dei fabbisogni territoriali e quindi di capire esattamente all'interno dei singoli territori qual è la capacità e quindi la necessità di smaltire, oggi si parte da una logica diversa, si chiede agli investitori sostanzialmente di risolvere il problema. Ecco, questo è un percorso che ad oggi è stato gestito sostanzialmente dalla Giunta, oggi noi invece crediamo che questo confronto e questo approfondimento debba ritornare al Consiglio, debba ritornare oggetto di approfondimenti nelle commissioni consiliari, soprattutto perché è indispensabile un coinvolgimento dei territori. Sicuramente questo, diciamo, favorisce sotto un certo aspetto lo sviluppo economico, quindi la possibilità di nuovi investimenti e di creare, magari si spera, anche sui territori occasioni anche per posti di lavoro e innovazione. Questo è sicuramente un dato positivo, perché significa che c'è un tessuto imprenditoriale che può investire in un settore che sicuramente oggi è una prospettiva futura, da una prospettiva futura importante. Ciò non toglie che, faccio un esempio, noi abbiamo 3 ambiti territoriali. Ad oggi gli ambiti territoriali definiscono i fabbisogni, quindi noi dobbiamo stare molto bene attenti a calibrare esattamente gli impianti dove c'è bisogno. Tanto per intendersi, è inutile fare 100 impianti sulla costa quando nel capoluogo e su Firenze ad oggi noi scontiamo la mancanza, primo tra tutti, di un termovalorizzatore, che sappiamo tutti quanti che tipo di decisione ha subito, però nella parte fiorentina, sulla piana e sul capoluogo è impensabile che non ci siano degli impianti adeguati e moderni. La valutazione del piano è negativa, perché è un piano che demanda ai privati le iniziative che dovrebbe prendere la Regione, soprattutto nell'idea di un riciclo e un riuso della materia, ma soprattutto si parte da una concezione ormai vecchia, che è quello che tratta i rifiuti a valle, quando a nostro avviso dovremmo pensare a produrre meno rifiuti. Fermo restando che di tutte le proposte arrivate la gran parte sono impianti di trattamento
fondati su concezioni che in pratica sono degli inceneritori mascherati. Mi riferisco ai gassificatori, ai pirolizzatori, che comunque hanno emissioni di sostanze nocive, e ricordo a tutti che l'Italia in questi giorni è stata multata dalla Corte di Giustizia Europea proprio per la cattiva qualità dell'aria. La soluzione doveva essere quella di una concezione industriale diversa, che non solo crei minori rifiuti ma che adotti soluzioni tecnologiche che ormai ci sono, che producono rifiuti ecocompatibili, e un'educazione al cittadino e alle aziende anche con incentivi di qualunque natura, compresi economici, per produrre meno rifiuti. E dopo aver fatto il punto sul piano dei rifiuti regionale, che farà discutere anche nel corso dei prossimi giorni, adesso ci occupiamo della cerimonia, sempre in Palazzo del Pegaso, di conferimento del gonfalone d'argento al Milite Ignoto. Il Consiglio regionale ha conferito il gonfalone d'argento, massimo riconoscimento dell'Assemblea Toscana, al Milite Ignoto. A ritirare l'onorificenza in Palazzo del Pegaso è stato Rosario Aiosa, generale in congedo dell'Arma dei Carabinieri, tra i responsabili del progetto che prevede il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte dei comuni italiani. A ora hanno risposto oltre 4.300 amministrazioni. Io lo ritiro semplicemente, il premio è stato conferito al Milite Ignoto in occasione del centenario della traslazione da Aquileia a Roma, che è venuta nel 1921, quindi l'anno scorso abbiamo avuto appunto il centenario, e le manifestazioni commemorative messe in piedi dalla difesa e da chiunque altro abbia voluto ricordare questo evento proseguiranno e si concluderanno il prossimo 4 novembre, quindi 4 novembre 2021, 4 novembre 2022. Nell'ambito di questo progetto che abbiamo promosso come gruppo Medaglie d'Oro insieme, ci tengo a sottolinearlo, insieme all'ANCI, perché senza il sostegno dell'ANCI il nostro progetto non sarebbe nemmeno partito, consiste, è molto semplice, nel proporre a tutti i comuni d'Italia, che sono 7.905, proporre a tutti i comuni d'Italia di valutare l'opportunità di conferire la propria cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, e per questo motivo l'abbiamo chiamato Milite Ignoto Cittadino d'Italia. Siamo a un punto importante, visto che manca ancora qualche mese. 4.300 comuni hanno già conferito, tra questi ci sono praticamente tutti i capoluoghi di regione, 90-95% dei capoluoghi di provincia. Un aspetto importantissimo che io sottolineo, ci tengo molto a sottolineare, che la quasi totalità delle deliberazioni sono state approvate all'unanimità dai consigli comunali. Per noi è veramente, insomma, un risultato. Per certi aspetti mi viene da dire scontato, nel senso che il Milite Ignoto è già cittadino d'Italia dal 1921, però certo questo fatto di aver avuto questo riscontro da parte di così tanti comuni, insomma, conferma che la nostra intuizione era corretta. Purtroppo viviamo un tempo difficile, 100 anni fa le nostre ragazze e i nostri ragazzi combattevano con altre ragazze e altri ragazzi dei paesi europei vicini, e le trincee ci dividevano. Nel tempo c'è stato l'Erasmus, c'è stata la possibilità di non far vedere più il passaporto passando da uno Stato all'altro, c'è stata l'Europa che ha portato la pace. Quella pace è frutto anche purtroppo di queste guerre e delle centinaia di migliaia di morti che hanno messo la loro vita a disposizione della libertà di ciascuno di noi. Purtroppo però nel cuore dell'Europa ancora oggi si sta combattendo per questa libertà, e allora oggi conferire il più alto riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento, al Milite Ignoto è un modo con cui noi diciamo che non vogliamo voltare la faccia all'altra parte, che vogliamo ricordare quelle donne e quegli uomini che ci hanno donato la libertà, e che la libertà è come un fiore,
va innaffiata sempre, giorno dopo giorno. Ringrazio il vicepresidente Casucci, ringrazio il generale Aiosa per questo momento, un momento che, vista anche la partecipazione, dà il senso ancora più forte del valore del tempo che stiamo vivendo. E allora questo riconoscimento davvero vuole essere un modo anche per chiedere a quei comuni, circa 146 della Toscana che hanno già conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, digli grazie, e a quelli che ancora non l'hanno fatto chiedegli un impegno perché anche loro possano valutare la possibilità di farlo e perché tutti i comuni della Toscana conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento ovviamente è per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento, arrivederci.